ginocchio sui ceci. Va bene. Bene, noi riprendiamo, io vi dico alcune cose in premessa per collocare un poco la mia riflessione dentro anche un contesto. Uno dei temi che emergeva, è emerso almeno due volte, perché se no non mi restava in mente, no? Forse anche tre, quattro, bisognerebbe rivedere il film. Era questo, no? Cioè il riferimento che veniva fatto sovente alla realtà, alla rivelazione, meglio, che noi siamo immagine e somiglianza di Dio. Immagine di Dio, questa cosa è emersa più volte nel film, con associato l'idea di libertà, di coscienza, di responsabilità. E questa cosa deve valere per noi, almeno per me vale come un presupposto fondamentale. Cioè, Genesi 1, la Bibbia comincia così: Dio disse, facciamo l'uomo, l'umano, a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza, domini superi, e li fece così a sua immagine, maschio e femmina. Quando racconta Genesi 1:26 seguenti, quando racconta l'azione di Dio, dice che siamo a immagine, ma non c'è più la somiglianza. La somiglianza è il compito. Noi siamo a immagine di Dio, chiamati ad essere sempre più sua somiglianza. Questo ha una conseguenza immediata. Per sapere chi siamo e per sapere verso quale direzione andare, occorre che Lui si riveli, cioè che Lui ci dica chi è, altrimenti ci manca il riferimento. Somiglianza, immagine di chi? Somiglianza di chi? Allora, questo è un punto fondamentale. Tutte le volte che noi ci accingiamo a leggere la Sacra Scrittura, cerchiamo nella Sacra Scrittura la rivelazione di Lui per capire anche chi siamo noi. La Scrittura è rivelazione? Sì. È rivelazione di Dio? Sì. Ma proprio per questo è rivelazione anche di quello a cui siamo chiamati noi ad essere e a diventare. Ecco, attenzione, però non facciamo mai l'inverso, eh? Noi siamo immagine e somiglianza di Dio, non Lui immagine e somiglianza nostra, perché lì cominciamo a proiettare le peggio cose, ed è quello che facciamo, che fanno subito Adamo ed Eva, subito. Si immaginano che Dio abbia tenuto delle cose per sé, e perché non possiamo mangiare anche di questo albero qui, e il serpente soffia e loro lo trovano subito perfettamente opportuno, no? Eccetera, eccetera. Allora noi dobbiamo avere la pazienza dell'ascolto. Pazienza dell'ascolto vuol dire dare a Dio la possibilità di rivelarsi, in modo tale che in questa maniera riveli anche noi, a noi stessi. Non fare il contrario. Siccome io sono fatto così, Lui sarà un po' come me, più in grande. Disastri inenarrabili. No, ieri sera il film grondava di persone che pensavano di essere Dio, o di rappresentare, meglio, addirittura di incarnare gli assoluti. Disastri. Perché una conseguenza subito è questa, no? Se questo è l'assoluto, tutti siamo uguali. Cioè lo spettacolo veramente deprimente del pubblico di quel processo, no? Meraviglioso. E naturalmente è il tribunale del popolo. Del popolo non c'è traccia, ci sono solo i capi. No, un po' come quando i vescovi fanno i sinodi, no, e uno dice, beh, bello, no, lo fanno per noi, e ho capito, ma vorremmo esserci, ecco, però ricorderò quando sarò vescovo, sì. Mi raccomando,
No, non c'è bisogno che ti ricordi, te lo ricorderemo noi. Te lo ricorderemo, è una promessa. È una promessa che diventa storia. E ti citeremo, ti citeremo. Secondo punto di premessa. Noi davanti a questa realtà, che è la parola di Dio, che è rivelazione di Dio e di noi, dobbiamo fare due scelte. Possiamo fare due scelte. Abbiamo due possibilità. La prima, quella che percorriamo più frequentemente, è di difenderci. E ci sono tanti modi di difenderci. Per esempio, pensare sempre che queste cose che apprendiamo dalla Sacra Scrittura valgono per gli altri. No, ovvio. E uno legge, come faremo subito adesso noi, no? Vicende di re, di templi, di sacerdoti, e dico, ecco, loro sono questo, loro sono così. Oppure esporsi. Cioè mettersi lì e lasciarsi anche giudicare dalla parola. Cioè lasciare che la parola riveli, perché attenzione, se rivela, quando appare la luce, come si legge in Giovanni, no? Dice, voi non amate la luce perché? Perché la luce illuminando mette in evidenza anche le vostre ombre, anche le cose vostre che non sono proprio splendide. Però, cioè, no, è chiaro, se si rivela l'amore, che non ce n'è uno più grande, lì tutto quello che noi chiamiamo amore un pochino impallidisce, è ovvio, se è il più grande. La rivelazione di Dio rivela noi a noi stessi nel molto bene a cui siamo chiamati, ma anche nel molto male in cui siamo immersi, che ci abita persino, che ci abita. Dobbiamo crescere nella disponibilità ad esporci. Terza premessa, il profeta, perché di questo vorrei soprattutto con voi parlare oggi, il profeta è la persona che nella sua vita, nella sua esperienza religiosa, ma anche nella sua persona e persino nel suo corpo, è totalmente esposto alla parola di Dio, al punto da apparire persino a tratti ridicolo, no? Ci sono dei profeti che sembrano matti, che sembrano delle persone un po' disturbate, no? Per forza, quando c'è dentro una roba così grande, che è l'eccesso, che è eccessivo per te e per noi, no? E questa roba qui ti disarticola un po', no? Cioè ti fa esplodere. E lì bisognerà discernere, no? Tra molte patologie psichiatriche anche la santità. Perché a volte, no? A prima vista possono sembrare la stessa roba, no? Cioè, uno sente Don Paolo preso dalla passione. No, estetica, e dice, ma questo qui è normale? No, perché l'estasi, l'estetica, è qualcosa che ti porta fuori, è un po' fuori di sé, l'hanno detto anche di Gesù. Quindi niente ci risparmierà mai la fatica di un discernimento. Tutte le cose, tutte le parole, tutte le realtà che le parole bibliche indicano sono ambigue. Bisogna discernere, santità, virtù, misericordia, giudizio. Cosa vuol dire? Si capisce, no? Perché ci sia la tentazione sempre, anche come forma di difesa da questa aggressione di un troppo, di un eccesso, che la parola di Dio rappresenta, che ci sia sempre risorgente la tentazione di rifugiarsi in una dottrina dove tutto è chiaro, chiarito, limpido, misurato, equilibrato, ordinato. E tu li vedi anche per come si vestono, no? Che sono proprio gente a posto,
Ecco, è chiaro che se il profeta è tutto esposto per noi e quindi fa questo ministero scomodo, questo servizio scomodo di rivelarci Dio e di rivelare noi a noi stessi, anche in quello che non ci è sempre subito gradito, è ovvio che la lettura biblica sempre in qualche modo, parlando, manifestando e rivelando un volto di Dio che è sempre un po' strano, un po' straniero, risulti sorprendente, inattesa. Inattesa, come può essere inattesa una bella sorpresa, ma come può essere inatteso anche un amico importuno, quindi un po' fastidiosa. Sì. Ecco, facciamo una galoppata a partire. Il tema è questo qui, no? La parola murata, la parola nascosta, proseguiamo nella linea che ha aperto ieri la meditazione di Don Paolo, a cominciare da questa immagine che per me vale come icona, no? Cioè, c'è questo racconto nel secondo libro dei Re, capitoli 22 e 23, che dice la vicenda del re Giosia. Il re Giosia è un re particolarmente importante nella storia dei re di Israele perché è uno dei pochissimi, se ne contano quattro, sui quali il giudizio dell'autore sacro è positivo, tutti gli altri disastro. Tutti gli altri disastro, e attenzione, sono re. La monarchia è stata voluta da Israele. Il profeta Samuele resisteva a questa cosa. Prima gli ha detto di no, poi Dio gli ha detto: senti, se proprio la vogliono, degli di sì, cosa vuoi? S'accorgeranno. Attenzione, che per noi è una tentazione frequentissima questa, eh? Frequentissima. Quando non riusciamo ad essere re sugli altri, vogliamo almeno essere re sulla nostra esistenza. No? Dei piccoli monarchi. La Chiesa, dopo 2 secoli, ma neanche, già diventava imperiale. E di Gesù, uno dei suoi titoli, ma secondo i Vangeli non il più importante, perché il più importante è profeta. Uno dei suoi titoli, cioè re, diventava praticamente il suo cognome, Gesù Cristo. E anche qui bisognerebbe riflettere, no? Perché noi vogliamo un re? Perché continuamente noi vogliamo un re? Perché vogliamo qualcuno che decida per noi, si prenda cura? Perché dopo, attenzione, sul re terreno, no? L'esperienza di questo re che cerchiamo, di uno che ci comandi, che si prenda cura di noi, che decida per noi. Poi lo proiettiamo su Dio, che è il Re Supremo, giusto? È quello che decide, noi, sia fatta la tua volontà. E lui, quella roba lì, gli dà un fastidio. Dice: ma figlio, ma io ti voglio adulto, sia fatta la tua volontà. Ma fai tu la tua di volontà. Io c'ho la mia, tu c'hai la tua, cresci, no? No, no, io non voglio scegliere niente se non quello che tu vuoi per me. Basta che me lo dice, e lui zitto. Sì. C'è sempre qualcuno che prende la parola a suo nome, ma non è detto che sia ispirato da lui. C'è sempre qualcuno che se gli dite non so cosa fare della mia vita, gli viene subito, no, il prurito alle mani, dice, te lo dico io cosa devi fare nella tua vita. Guarda, vai in seminario, vai in convento, fai così, fai cos'ha, non fare. No, 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 ma voi. Ma è possibile che ci sono stati dei ragazzi che hanno dato la vita per la libertà e noi non riusciamo a leggere la morte di Gesù in questo senso? Ma Gesù non è morto perché lo voleva il Padre. Gesù si è lasciato uccidere per dire che Dio con quella roba lì non c'entrava niente. C'entravano altre volontà che non era quella del Padre. Noi siamo qui ancora a dire grazie Gesù che sei morto per noi. Non è meraviglioso?
Così ci hai risparmiato il giudizio, ti sei preso tu le colpe. Ma che meraviglia, no? E uno dice: ma come mai i cristiani sono così infantili? Ma. Scusi, può approfondire Tutto quello che diremo sarà un approfondimento di questo punto. Va bene. Allora, la vicenda è questa, no? Giosia, attenzione come si diventava grandi una volta, eh? Giosia divenne re quando aveva 8 anni. E uno dice: porca miseria, va bene essere precoci, va bene. Regnò 31 anni, quindi a 39 anni è morto, ucciso dal faraone Necao a Megiddo, in battaglia. Ma è che, perché è memorabile Giosia? Uno dei quattro che viene salvato dopo Davide, che era una canaglia, dopo Salomone, che era un puttaniere, non si può dire diversamente, e dopo Ezechia, che è un altro bravino. Lui è famoso, è giustamente famoso, perché fa una grande riforma religiosa. Cioè, a un certo punto si stufa di vedere Israele consegnato alle peggio idolatrie di Canaan, della Palestina, e dice: no, basta. Perché erano idolatrie che erano entrate, non ultimo anche per fare alleanze, no? Cioè, sai, Salomone prende quella moglie lì che è dei Filistei, deve prendere anche un po' gli dèi dei Filistei, così almeno. E avevano fatto su un risotto, un minestrone. Attenzione, perché poi, certo, quando uno dice i minestroni non vanno bene, dopo comincia però un'altra tentazione, quello di essere i puri e i duri, no? E quindi si spazzola via anche con l'acqua sporca il bambino. Però è interessante come viene raccontata questa cosa. Cioè, l'autore sacro ci tiene a dire: bene, voi volete fare un sinodo? Volete fare un sinodo in vista di una riforma della Chiesa? Attenti da dove partite. Perché la partenza può essere falsa. Cioè, Giosia non parte dalle prerogative del suo essere re. Dice: si fa così perché lo dico io. Io sono il re, sono il capo e in nome di Dio vi comando. Si parte dal tempio? Sì, c'entra il tempio perché il re, tutto comincia perché il re dice a uno: senti, vai a dire al sommo sacerdote di usare i soldi che hanno raccolto, invece di tenerseli, di usarli per ristrutturare il tempio perché fa pena, è la casa del Signore, non si può lasciare lì un tempio così. Attenzione, però non è questo che fa la riforma, eh. Anche se poi un tratto fondamentale della riforma di Giosia, che è conosciuta anche come riforma deuteronomica, è il fatto che il culto si può celebrare solo nel Tempio di Gerusalemme, per impedire tutti i vari abusi che si facevano nei vari santuari, no? Allora, Giosia dice: no, l'unico culto legittimo è quello che si fa al Tempio. Anche qui fosse stato il Tempio, l'istituzione del Tempio, il motivo della riforma. Quante volte, no? Noi abbiamo fatto riforme per confermare la bontà, la santità, l'assolutezza, la necessità di un'istituzione. No, no, l'istituzione ha un fondamento, è sul fondamento che si fa la riforma e quindi si cambia anche l'istituzione. E qual è sto fondamento? Che mentre fanno dei lavori salta fuori la Torah. Cioè, se l'erano dimenticata, l'avevano messa in un mobile o in una nicchia, avevano tirato su un muro, come quando si scoprono degli affreschi, no? Tirando via la vernice, dice: tanto guarda cosa c'era sotto, l'hanno coperta. Non leggevano più la Torah, la rivelazione di Dio consegnata a Mosè per il popolo, per fare l'alleanza, per essere il popolo di Dio. Allora, io credo che non ci possa essere una sinodalità che non riparta dalla parola, e non ci possa essere una ripartenza che non riconosca che noi l'abbiamo dimenticata, l'abbiamo murata.
l'abbiamo nascosta. La parola di Dio è nascosta non perché Dio gioca a nascondersi con noi. Gesù nel Vangelo di Giovanni dice: io vi ho chiamato amici, non siete servi, perché i servi non sanno quello che c'è nella testa dei padroni. Io invece vi ho detto tutto. Io vi ho detto tutto. Dice Gesù: non ci risulta. Ma è un problema tuo, non mio, di Gesù. Io vi ho detto tutto. Se a te non risulta, è che qualcuno ti ha tenuto nascosto o tu stesso ti sei difeso da questa rivelazione. Ma io ho detto tutto. Non mi puoi attribuire nessun secondo fide, pensiero nascosto, no, reticenza. No, ho detto tutto. Tu leggi sta roba e dici: ma a me non risulta. È un problema mio allora. E della Chiesa in cui vivo. Non di Gesù, non della sua parola, ma del modo in cui la leggiamo, se la leggiamo. Se la leggiamo o se la lasciamo murata nella sua chiusura, devi aprirla, devi leggere, devi ridarle voce, vita, che la promessa trovi posto nella tua storia, nella tua storia di lettore, che la decidi di viverla, di farla tua. Insomma, questo qui, il sommo sacerdote dice allo scriba che ha mandato e che il re ha mandato, dice: te, ho trovato nel tempio il libro della legge. E che chi dà il libro a questo scriba, che lo legge. Allora questo qui va dal re e lo informa: i lavori procedono. E poi sentite, la chitichella dice: il sacerdote che chia mi ha dato un libro. Non gli dice la Torah, mi ha dato un libro e glielo legge al re. Reazione del re: si stracciò le vesti, lutto, penitenza. Perché? Perché dice così: grande è la collera del Signore che si è accesa contro di noi, perché i nostri padri non hanno ascoltato le parole di questo libro, mettendo in pratica quanto è stato scritto per noi. In questo libro, il libro del Deuteronomio, voi trovate delle tirate contro l'idolatria, dice: voi entrerete nella terra, state attenti, non cadeteci, no, no, vi piaceranno, come vi piaceranno sti idoli, anche se sapete che sono un po' rozzi, un po' così, però troppa raffinatezza, non dà gusto. E lì le robe, pali sacri, simboli fallici dappertutto c'erano nella terra. Sembrava di entrare a Pompei, sapete, a Pompei c'erano tutte queste formelle, no? Bene auguranti. Poi uno dice: vabbè, ho capito, però dai, cioè, no? Adesso, va bene il pisello, qualche volta anche il naso, un occhio, no? Persino un orecchio può essere, avere il suo perché, no? Ma non per altro, per non accreditare questa maldicenza, soprattutto delle sorelle femmine, che dicono che ci abbiamo un pensiero solo, lì, quello lì. No, dai, ci abbiamo anche altri pensieri. Non so troppo dire questo pensiero. No, invece una. Quali altri pensieri abbiamo? Una, lo so. Sesso e calcio. Che occupano i 2-3 neuroni, perché uno è l'altro mezzo neurone per il cibo. No, vi vorrei leggere invece quello che si prescrive per il re nel libro del Deuteronomio al capitolo 17, e che probabilmente leggendo, sentendosi leggere anche questa cosa, Giosia 2 o 3 domande se le fatte. Quando sarai entrato, siamo al versetto 14 del capitolo 17 di Deuteronomio. Quando sarai entrato nella terra che il Signore tuo Dio sta per darti e ne avrai preso possesso e l'abiterai,
Se dirai, voglio costituire sopra di me un re, come tutte le nazioni che mi stanno intorno, cioè per non essere diverso dagli altri, dovrai costituire sopra di te come re colui che il Signore tuo Dio ti avrà scelto. Quindi non lo scegli tu, te lo sceglie il Signore. Però dopo dice, costituirai sopra di te come re uno dei tuoi fratelli. Cioè, che non vuol dire soltanto che il re degli ebrei deve essere ebreo, ma vuol dire che deve essere il primo tra pari. C'è un'assemblea di fratelli, e noi possiamo aggiungere, dobbiamo aggiungere oggi, e di sorelle, e questa assemblea elegge il re, chiedendo a Dio di ispirarla, elegge il suo re. Ma deve essere uno di noi, non solo etnicamente, ma anche a livello di dignità, di valore, di valore. Non potrai costituire su di te uno straniero che non sia tuo fratello. Isaia dirà, no, il Messia che Dio ha scelto, no, è Ciro, il persiano. Ecco, capite? Non è anche questo, uno dice, beh, se c'è la regola, c'è la regola. C'era anche la regola che diceva, no, i Moabiti non entreranno nella tua assemblea, e Dio sceglie Ruth la Moabita per essere la bisnonna di Davide, il Messia. Dipende. Sceglie una samaritana, fa cose così. E poi aggiunge una serie di quattro divieti. Non dovrà procurarsi un gran numero di cavalli, cioè di potenza militare, per far tornare il popolo in Egitto, per procurarsi un gran numero di cavalli, perché il Signore vi ha detto non tornerete più indietro per quella via. La via della potenza militare è un ritorno alla schiavitù dell'Egitto. Potenza militare, potenza. La potenza dei soldi, la magnificenza delle vesti, no? Il poter contare, no, su un'influenza decisiva nei confronti della politica, tutte tentazioni che la nostra Chiesa ha vissuto. Forse qualcuno sta vivendo, qualcuno le sta rimpiangendo, dice cavolo che bello quando, no, quando il presidente della regione chiedeva all'arcivescovo di Milano il permesso, l'autorizzazione di fare certe cose. Ah, bei tempi. Non dovrà avere un gran numero di mogli, questo lo possiamo capire, no? No, va bene. Non abbia una grande quantità di oro e di argento, ma soprattutto il comando positivo. Quando si insedierà sul trono regale, scriverà per suo uso in un libro una copia di questa legge secondo l'esemplare dei sacerdoti leviti. Essa sarà con lui ed egli la leggerà tutti i giorni della sua vita. Capite? Giosia gli porta un libro che è la Torah e dice, ma io non ho mai visto questo libro, mai sentito. E nella Torah c'è scritto che lui come re doveva averlo sul comodino e leggerla tutti i giorni. Non l'ha mai fatto. E imparare a temere il Signore suo Dio e a osservare tutte le parole di questa legge e questi statuti, affinché il suo cuore non si insuperbisca verso i suoi fratelli ed egli non si allontani da questi comandi né a destra né a sinistra. Cioè il re in Israele non deve essere sopra la legge, ma sotto la legge come tutti gli altri. Una cosa che nelle monarchie assolute, te lo senti dire anche adesso, no? Ogni tanto c'è qualcuno che dice, ma perché il Papa non fa questa cosa? Tanto il Papa è il Papa, può fare quello che vuole, no? Per di più è infallibile. Ecco, questa è sancire una monarchia assoluta.
che non ha senso neppure nel periodo dello splendore monarchico di Israele, delle antiche monarchie medio orientali, che pure erano tutte di diritto divino, tutte, no, dai ragazzi, dai, basta, queste robe qui, no? E subito a dire, no, noi facciamo il sinodo, però attenzione, fare sinodo non è come un Parlamento, perché nella Chiesa non è che c'è la democrazia. Cioè, ma ragazzi, ma la democrazia è a rischio ovunque, anche in Europa. E tu dici che la democrazia, no. Se dici di no alla democrazia, devi essere capace di esibire di più di democrazia, non di meno, perché sennò te la puoi tenere la monarchia assoluta. È chiaro che è già insopportabile persino quella inglese, che pure è costituzionale, non è parlamentare, ma è insopportabile. E tu dici, e tu mi vuoi infliggere una monarchia assoluta, dove il sovrano, il sommo pontefice, no, è il vicario del re, del Dio dell'universo, il vicario di Cristo. Ma i vicari funzionano in assenza dei titolari, giusto? Ma Gesù non è mica risorto, non è mica presente. No, ce lo dicano, o è presente o non è presente, o c'ha bisogno di vicari, di mediatori sempre, possiamo essere, ciascuno di noi può essere mediatore l'uno per l'altro, ma di vicari no, perché lui c'è. Ricordo una volta un amico prete, lo incontro nel cortile della curia, lo vedo un po' così, un po' sulle sue, dico, ma cosa c'hai? E dice, ma sono stato a parlare con il cardinale. Allora avevamo un arcivescovo cardinale, e dice, ma cosa è successo? E si è messo a urlare. E dico, la miseria, cosa gli hai detto? Ma sai, io certe cose faccio fatica a sopportare. Lui mi ha detto, sai, io, cardinale, ho pregato, e lui mi ha detto che per te e per la Chiesa la cosa migliore è questa. No, e io non ce l'ho fatta a resistere, gli ho risposto, Eminenza, il problema è che ho pregato anch'io, ma a me mi ha detto un'altra roba. Non è meraviglioso? Non è meraviglioso? Cioè, uno che dice, qui hai capito come funziona, no? C'è la piramide. E l'altro che dice, no, guarda, io ho capito da Gesù che c'è un cerchio. Dice, ma si è messo a gridare, non so se poi si sono rivisti un'altra volta, oppure se ha funzionato questa cosa che funziona tra i preti, no? Tu dici, beh, stiamo zitti un po', vediamo se la cosa si sistema da sola, no? che lì non è tanto perché sono preti, ma perché sono maschi, noi siamo fatti così, cioè tu il problema, no? Dice, tu arrivi a casa e tua figlia ti dice, papà dobbiamo parlare, ed è, ti comincia a scendere il sudore, no? E dice, oh cacchio, stavolta cosa ho fatto? Perché è sempre così. E allora dici, vabbè, ma adesso dobbiamo preparare la cena, poi parliamo. E poi sei lì e dici, beh, si sarà dimenticata. Figurati, no, ma no, non puoi sperare. Ecco, però magari l'arcivescovo si dimentica, ecco, c'è una tante di cose da pensare, tante preghiere da fare, tanti destini da stabilire, che sarebbe anche estremamente interessante, no? per un arcivescovo entrare invece in un dialogo, magari imparerebbe anche delle cose, perché no? No. La piramide non concede questo beneficio, cioè se tu sei in cima o sai tutto o non sei in cima, giusto? Oppure se sei in cima sai tutto. Tutte queste storture, tutti questi pregiudizi che hanno fatto anche ammalare le cime, non soltanto le basi. Sì, sì, perché sai, il servo della gleba poi dopo va al bar, sì, cioè qualche distrazione se la concede, ma lì, quelli lì dentro nella reggia, lì tutto il giorno, capito? Poveretti. Vabbè, comunque a qualcuno piace tanto, Trovano, cioè c'è un eros,
c'è un eros persino a distruggere. Per questo ci piace il male. Godiamo a distruggere. Anche noi stessi, se non possiamo distruggere qualcuno o qualcosa d'altro, distruggiamo noi stessi, ma ci piace distruggere. Vabbè, e allora che cosa fa il re? Il re convoca tutto il popolo e dice: adesso ragazzi ce la leggiamo, sta Torah. E alla fine stabiliscono l'alleanza. E Giosia, dopo aver fatto pulizia di tanti idoli intorno, no, dice: adesso celebriamo la Pasqua, la liberazione dalla schiavitù dell'Egitto, che è il nostro evento fondatore, il nostro memoriale. E dice così: il re ordinò a tutto il popolo: celebrate la Pasqua in onore del Signore vostro Dio, come è scritto nel libro di questa alleanza. Difatti, una Pasqua simile a questa non era mai stata celebrata dal tempo dei giudici che governarono Israele, ossia per tutto il periodo dei re di Israele e dei re di Giuda. Non è meraviglioso? L'evento fondatore della fede, mai stato celebrato. Ma certo, ma anche lì uno dice: ma perché? Perché sai, tu che sei il capo e devi mantenere il senso di un potere assoluto, ma come fai a celebrare una festa che dice la liberazione degli schiavi? Scusa, fai autogol così? Ma sei scemo? Non puoi, no? Perché se a questi piccolini qui gli dici che hanno un valore, che sono figli e figlie del re supremo, non del re questo qui, del re supremo, e quindi sono principi e principesse, dopo alzano la testa e tu come li gestisci? Non è tanto diverso sentir dire oggi: sì, va bene la sinodalità, ma se tutti poi dicono la loro, come facciamo? Amore santo, dai, usa un po' di immaginazione. Ma qual è l'alternativa? Che non esprimano un'opinione personale, che si attengano all'oggettività della dottrina. Quella roba lì te la puoi tenere, non è più viva. Non raccontiamoci storie. La gente è disinteressata, i giovani sono disinteressati oggi alle nostre cose, un po' perché ci sono tante pressioni, bla bla bla, il consumismo, la superficialità, si stanno in superficie, va bene, ma un po' perché non sono interessanti. Cioè, tranne qualche ragazzotto che gli piace, è innamorato del Medioevo e vorrebbe ritornare, no, a quelle robe lì, ma gli altri sono più sani e dicono: scusa, vado da un'altra parte. Vado da un'altra parte. Se poi gli capita, poverini, che c'hanno un'amorosa che ha fatto tutto il cammino cattolico e li trascina al corso dei fidanzati, no? E magari c'è ancora qualcuno, qualche vecchio prete che inizia il corso dei fidanzati dicendo: quando sarete sposati avrete rapporti sessuali, e loro sono lì coi bambini, no? E tu dici: ma questo qui ci è o ci fa? Cioè, è dentro il mondo o è fuori dal mondo? No, perché il mondo va da un'altra parte, ma da decenni, da decenni. Poi, appunto, siccome c'è della gente al mondo a cui piace pensare che la Terra è piatta, che nel vaccino ci sono i micro cose lì, no? I robottini microscopici che poi ti tracciano, no? Abbiamo anche dei colleghi in curia che pensano questa cosa. Io a una gliel'ho detto, ho detto: ma secondo te chi può avere interesse a tracciare la tua vita, che è insignificante? Cioè, proprio insignificante. Ma te, secondo te, spendono dei soldi per quello? Dopo l'approccio polemico, in maniera più benevola, dico: posso fare una prova col tuo computer? Ho messo il suo nome e cognome, è venuto fuori tutto una fizza di cose che io non sapevo. Dico: ah, ma vedo che tu fai così. Lei rossa dice: beh, ma cioè, ma uno se ha bisogno di tracciarti ti deve sparare in vena qualcosa? Ma va, dai. Allora,
che non vuol dire prendere, banalizzare, cioè chiediti perché c'hai questa paura, perché dietro c'è una radice, cioè c'è un motivo, ecco. Però non darti questa risposta, perché questa risposta non ti fa andare a fondo. È vero che siamo in una società di guardoni e di spioni, perché noi stessi guardiamo e spiamo gli altri, ci piace, no? Ci piace. Allora, che ci sia questo timore per la propria privacy è comprensibile, ecco, ma non accontentarti di queste spiegazioni cretine, però. Tu vali di più di queste spiegazioni. Tu non sei cretina. Tu vali di più. Tu vali di più. Va bene. E c'è un altro... Facciamo un passo, no? Giosia riscopre la Torah, no? Reintroduce in maniera un po' da re, quindi in maniera un po' violenta, un po' dall'alto, un po', no? Ecco, un modo di essere popolo di Dio. E però già qui si vede un dato, no? Cioè tu puoi fare una riforma futuro se recuperi il passato, perché è nel passato che è custodita una promessa che ti fa vedere avanti certe cose e non altre. Beh, Ezechiele al capitolo 20 del suo libro racconta agli anziani di Israele che sono in esilio con lui, sono a Babilonia, perché il patatrac è già successo, sono stati portati in esilio a Babilonia, e questi qui arrivano a una certa data che ha un senso, perché un profeta ai tempi di Geremia, un profeta di quelli lì falsi, aveva detto: vabbè, se ci sarà l'esilio, ma durerà poco, e entro quella data tornerete. E Geremia aveva detto: ma va là, non tornerete, anzi costruite case, piantate alberi, pregate persino per Babilonia, perché visto che siete su quella barca lì, si affonda, affondate anche voi, quindi allora arriva quella data e gli anziani di Israele lì nell'esilio babilonese vanno e si presentano dal profeta. E che cosa fanno? Si siedono e stanno zitti, si siedono, come dire: beh, se c'è qualcosa da dire, se Dio ha qualcosa da dirci, ce lo dica. Ma a te ti pare l'atteggiamento? Oh, ma chi credi di essere? E infatti Dio parla ad Ezechiele e dice: figlio dell'uomo, parla agli anziani di Israele e di loro. Parla agli anziani di Israele e di loro. Così dice il Signore: venite voi per consultarmi. Come è vero che io vivo, non mi lascerò consultare da voi. Cioè, voi parla e di loro io non parlerò. Parla e di che c'è un diritto di Dio a tacere. Non vi meritate la mia parola. Perché? Poi dopo però, siccome Dio dice: ma allora, se io sono Dio dovrei fare così, no? Secondo gli uomini io dovrei fare così, dire: oh, se non mi va di parlare non parlo. E ma perché? Perché lo dico io, cioè non devo neanche dare spiegazioni, scusa, Mio nonno a tavola imponeva il silenzio ai commensali, ma mica spiegava perché. Cioè aveva i cavoli suoi, c'è silenzio, io facevo apposta a parlare. E mia nonna, perché dopo se si incazzava poi se la prendeva con la nonna, mica col nipote, primo nipote maschio dopo schiere di femmine. E io potevo permetterlo, hai capito? Sono sempre stato un po' ribelle. Però poi dopo ho incontrato la Bibbia, ho detto: oh, qui autorizzati a ribellarsi. C'è un'autorizzazione, persino un'istigazione alla ribellione, un'istigazione. Come i due splendidi fratelli di ieri sera, no? Che chi li autorizza? Chi li istiga? Chi li istiga? La loro dignità. Oh, scherziamo, ma io sono libero, io sono io. Ho imparato a dire io, il Signore mi autorizza a dire io.
dire io come cosa unica e preziosa. Sì. Quindi ci può essere lì anche tutti i presidenti e re del mondo, ma io sono io. Tu sei tu, poi ci mancherebbe, ma io sono io. Bello. Allora, li vuoi giudicare? Mostra loro gli abomini dei loro padri e comincia a raccontare la storia. Cioè, come dire, la situazione, no? Questi sono lì, chiedono, stanno chiedendo implicitamente al profeta, finisce sto esilio? Non finisce? Cosa ci dobbiamo aspettare? No? E Dio fa raccontare al profeta la storia, che è una storia di infedeltà, se voi leggete, no? Una storia di infedeltà che ad ogni tappa funziona così. Io vi ho fatto questo, voi mi avete tradito, io avrei dovuto distruggervi, ma per amore del mio nome, e non dice mai qual è il suo nome, e uno dice scusa, ma qual è il tuo nome? Per amore del mio nome non vi ho distrutti, vi ho dato un'altra chance, un'altra possibilità, e poi un'altra, e poi un'altra, e poi un'altra, e poi ancora un'altra, e adesso siete qui in questo esilio e volete sapere che cosa decido di fare con voi, di voi? Beh, attenzione, perché qui un po' avanti nel capitolo, al versetto 30, il profeta svela qual è il pensiero profondo. Così dice il Signore Dio: vi contaminate secondo il costume dei vostri padri, vi prostituite secondo i loro abomini, vi contaminate con tutti i vostri idoli fino ad oggi, ne avete fatto una pelle con gli idoli dell'Egitto, con gli idoli di Canaan, poi vi ho portati nel deserto non c'è niente, e ve lo siete costruito un idolo, un bel vitellino d'oro, no? Che uno dice, potevi scegliere anche un altro animale, cioè non è più nobile, no? un leone, no, un vitello, un toro. Presentando le vostre offerte e facendo passare per il fuoco i vostri figli. Eccolo lì. L'idolatria non aiuta la responsabilità verso il futuro, verso i figli. L'idolatria è solo per noi, per sé. Io mi costruisco il mio idolo, io devo pensare alla mia vita e i figli faranno quello che vorranno. Questa è la versione light. La versione hard invece è questa: i figli devono essere funzionali al mio progetto. Io ho fatto l'azienda, beh, loro devono portare avanti l'azienda, non è che possono decidere, è chiaro? Questo è il dogma della Brianza. Mio papà era mobiliere, cosa pensavate che sperasse da questo figlio primogenito maschio che facesse mobiliere? Per fortuna l'ha fatto il mio fratello minore, così almeno, però io no, e lui mi ha mezzo ripudiato, diceva: vabbè, se vuoi fare questa roba qui da prete, poi figurati a me, sentirmi dire fai una roba da prete, mi veniva il giramento due volte, non una, due, no? Ovvio, però la Brianza funzionava così, funziona così. Poi per fortuna ha cominciato a fallire queste aziende, così. Non c'è stato più. Ci sono anche dei benefici, no? Dei benefici. Vabbè, ma qual è allora il pensiero recondito? Voi continuate a fare questa cosa qui. Io dovrei lasciarmi consultare e infatti adesso ve lo dico. Voi, ciò che immaginate in cuor vostro non avverrà. E cos'è che si immaginano? Voi andate dicendo: saremo come le nazioni, come le tribù degli altri paesi che prestano culto al legno e alla pietra. Dice implicitamente, questi qui sperano che Dio li molli, dice: ma si stancherà di noi, stavolta si è stancato, basta, liberi tutti, tu c'hai il tuo idolo, tu c'hai il tuo, io c'ho il mio, no? Una festa, sta alleanza con tutte le sue cose, con tutte le sue menate. No, dice, io non vi mollo.
Io regnerò su di voi con mano forte, con braccio possente e con ira scatenata. E qui cominciano. Vi prendo, vi porto nel deserto, vi giudico, qualcuno lo ammazzo, qualcuno lo tengo, no? Cioè tutto quello che il Dio immaginato da noi dovrebbe fare. Ma il versetto 39 dice: a voi, casa di Israele, così come siete, dico così, andate, servite pure ognuno i suoi idoli, ma alla fine mi ascolterete. Alla fine mi ascolterete. E io, sul mio monte santo, sull'alto monte di Israele, mi servirà tutta la casa di Israele. Io non ne voglio perdere neanche uno. Vi minaccio il giudizio e voi abbassate la testa e dite ce lo meritiamo, ma io non ve lo infliggo, io vi voglio tutti. E voglio che mi ascoltiate, e quando io vi farò misericordia, ecco il nome di Dio, quando vi farò misericordia per l'ennesima volta, vi ricorderete, versetto 43, della vostra condotta, di tutti i misfatti dei quali vi siete macchiati, e proverete disgusto di voi stessi. Allora saprete che io sono il Signore, quando agirò con voi per l'onore del mio nome e non secondo la vostra malvagità. Capite? Io voglio conquistarvi con l'amore. È l'unico modo per conquistarvi. Le punizioni? Ma no, le punizioni sono da idoli, sono da padroni. Ma io non voglio fare il padrone. Dio non vuole fare il padrone. Ma allora, direbbero i nostri vecchi, non c'è più di religione. Oh, finalmente! Si comincia a capire la Bibbia. Non c'è più quella religione lì dei padroni e dei servi. C'è la religione di un innamorato e di innamorati. Il sogno che ai tempi di Ezechiele è già antico, che è stato il sogno di Osea, no? Di questo qui che Dio lo porta a sposare una prostituta sacra, e poi dopo dice: e questa qui fa il suo mestiere. E lui dice: oh, che però. E allora va da Dio e dice: Dio gli dice: cosa c'è, Osea? No, sto inventando, Cosa c'è, Osea? E dice: quella lì che mi hai detto di sposare, mi fa le corna ogni momento. Dice: ah, allora cominci a capire come sto io col mio popolo. E dice: ciumi, ho capito che qualcuno doveva fare l'esperienza, ma perché proprio io? Perché ci vuole, perché bisogna parlare con competenza, no? Cioè uno deve sapere la cosa. Ma capite, Osea, otto secoli prima di Gesù, ha già capito questa roba. Dio gli ha donato di comprendere questa cosa, che il popolo infedele, Dio minaccia. Il primo pensiero è: adesso li prendo a legnate, ma dopo si rende conto che non funzionerebbe. Capitolo 11, l'apice del libro, dice: io ti ricordo la cura che ho avuto di te fin dall'infanzia. Io voglio conquistare il tuo cuore, non mi interessa la tua obbedienza, meno che mai per paura. L'inferno, no, i sensi di colpa, fino all'altro ieri, ben oltre gli 8 secoli prima di Cristo. 28 secoli fa qualcuno aveva detto, poi 20 secoli fa un altro Gesù dice, e noi siamo qui dopo altri 20 secoli a dire: no, però guarda, la misericordia va bene, ma non troppo, perché altrimenti poi prendono Dio sotto gamba, quindi ci vuole anche qualche minaccia. Perché poi se all'infantilismo invincibile dell'essere umano aggiungi anche, no, il fatto che sono italiani, quelli lì subito dicono: ma no, ma sì, ma dai. No, ci vuole la multa. Se non metti la multa, lì vanno sempre a 100 all'ora. Metti l'autovelox, cominci a fargli fioccare multe, gli peli fuori migliaia di euro, vedrai che... E infatti lì
quest'ultimo appena finito, tu dici bambini, l'asilo, siamo all'asilo continuamente. Bene, appunto, Osea aveva già intuito, come sappiamo, Matteo richiama due volte Osea, capitolo 6, versetto 6 di Osea, misericordia voglio, non sacrifici. E richiama due volte questo testo al capitolo 9 e al capitolo 12 per dire tutte e due le volte ai suoi interlocutori, che sono lettori, esegeti della Bibbia, quindi che conoscono bene anche Osea, dice: voi l'avete letto, ma non avete capito. A voi quella parola è rimasta nascosta. Così come vi rimangono nascosti i pensieri del vostro cuore quando venite qui a consultare il Signore, no? Sembrate devoti, ma sperate che vi molli. No? Oppure volete essere puniti. Ragazzi, se volete essere puniti, fate delle pratiche sadomaso, ma non dovete chiedere a Dio di fare il perverso, perché a voi vi piace così. Ci siamo? Sono robe serie. Io le dico così, ci facciamo una risata, però sono robe serie, stanno nel nostro cuore, nella nostra vita. Cioè, non vorrei che dopo questo incontro tutti correste dallo psicanalista, però qualche volta anche uno psicanalista fa bene, ci aiuta. Ecco, finisco con questo testo. Attenzione, perché è un testo, poi faccio un ultimo richiamo a Atti 2, come era previsto anche nella presentazione, ma poi se le cose vanno come promesso, se diventano storia, avremo tempo e agio di ritornare sugli Atti degli Apostoli, no? Quindi e di farci anche delle buone risate, no? Sull'ironia di cui gronda questo libro, perché i primi passi della testimonianza apostolica sono esilaranti. Sì, fanno ridere. Naturalmente, siccome noi invece la Bibbia la dobbiamo leggere così, no? Allora, ma già anche i nostri predecessori ebrei, no? Cioè, tu leggi nel libro della Genesi che il padre della fede ha venduto due volte sua moglie, e allora devi scrivere: sì, però non ha detto proprio il falso quando quello gli ha detto: ma chi è questa? E dice: mia sorella della serie, se vuoi prenderla, libera. Mica che mi ammazzi per prenderla, no? Pare che fosse una bellezza. Dice mia sorella, l'autore chiosa, sì, perché in effetti era suo parente. No. E uno dice: ma non diciamo fesserie, cioè Abramo sarà anche il padre della fede, no? Ma è un pessimo soggetto per fare un corso, no, prematrimoniale, cioè voglio dire, no? Perché se tu autorizzi, no, il maschio a vendere la femmina pur di salvarsi la pelle, non si è capito molto di questa alleanza che si fa quando si fa il matrimonio, giusto? No, si è capito poco. Ma non solo, poi dopo la moglie gli dice: non riesco a darti un figlio. E lui dice: ho notato. Allora prendi moglie la schiava. E lui cosa fa? Dice: no amore, ma no, tu sei lui. No, dice, prendiamo la schiava. E la schiava resta gravida, no? E poi dopo nasce sto figlio, per Abramo è tutto a posto, no? Ormai c'è la discendenza, e ciumbia. Sara però un po' rosica, no? E alla fine dice: ma quella lì, no? La tratta male, lei scappa, l'angelo dice torna indietro. E alla fine resta incinta anche lei. E tu dici: adesso ci sarà il lieto fine. No, Sara dice: scusa, io però sono la prima, adesso quella lì la cacci via. E Abramo c'ha un piccolo ripensamento, ma alla fine che cosa dice? Vai. E che cosa le dà in dote? Un po' di pane e una borraccia d'acqua, no? L'uomo di Dio, il padre della fede, è generoso.
Però se voi andate avanti a leggere, Abramo impara, Sara impara, perché dopo, quando Abramo ha altri figli, altre figlie, perché non insidino la eredità di Isacco, dà a loro tutto quello che serve perché siano contenti. E perché non l'ha fatto con Agar, l'egiziana? Un personaggione, una delle poche che non appartiene a Israele, che dà un nome nuovo a Dio. Dice: io qui ho visto colui che mi vede, che mi guarda. E tu dici: questa qui è una schiava? Questa qui è una donna? Questa qui è schiava? Questa qui è egiziana? Cioè ne sa di Dio più di Sara, che invece no, è proprio doc. Più di Abramo. Questa è la Bibbia. Per cui uno dice: vabbè, se c'è arrivata, se è stato dato ad Agar, anche a un brianzolo, una brianzola, gli può fare un dono, no? Che non sono niente di speciale, però hai capito? Pazzesco. Pazzesco. Infatti succede persino. Va bene, però voglio leggervi questo passaggio del libro del profeta Malachia. Attenzione, so che siete un po' faticati, ma dai, è l'ultima fatica. Al capitolo 3, versetto 13, si legge così: duri sono i vostri discorsi contro di me, dice il Signore. Quindi il popolo di Dio parla contro Dio. E voi, dunque, c'è l'accusa, no? Voi parlate contro di me, ma voi andate dicendo: che cosa abbiamo detto contro di te? Non è meraviglioso, no? E il profeta, Dio attraverso il profeta, affonda ed esplicita, rivela il cuore del popolo. Avete affermato: è inutile servire Dio. Che vantaggio abbiamo ricevuto dall'aver osservato i suoi comandamenti o dall'aver camminato in lutto davanti al Signore degli eserciti? Dobbiamo invece proclamare beati i superbi, che pur facendo il male si moltiplicano e pur provocando Dio restano impuniti. Eccolo lì, bello, chiaro, alla luce del sole, il risentimento dei religiosi, delle religiose, non intendo preti, suore e frati, intendo quelli che fanno la scelta di vivere una relazione con Dio, il risentimento perché Dio non è come lo vorremmo, perché Dio non è al servizio del nostro successo. Qui siamo in un periodo storico dove Israele, dopo essere tornato dall'esilio, dall'umiliazione dell'esilio, sulle ali di una promessa grandiosa del secondo Isaia, dice: adesso andate a Gerusalemme, rifiorirà, e si accorgono che sta restaurazione è durissima, che c'è un sacco di gente che non ne vuol sapere, che poi Israele non riconquista più una sua grandezza storica. Come noi, è finita la cristianità, dice: beh, ma verrà il tempo in cui le chiese saranno di nuovo piene. Vuoi crederci? Vuoi tu davvero seriamente confidi in quello per vivere il tuo futuro, la tua attesa, la tua speranza? Magari succede, ma è assai improbabile se leggi la realtà, no? Uno si guarda indietro e dice: chi ho dietro di me? Finiti noi, chi ci sarà? E allora è su questo che possiamo contare per fondare il nostro impegno, la nostra dedizione, o su che cosa invece? E poi, perché non vediamo scorrere, perché se non vediamo scorrere il sangue, cioè, vogliamo le punizioni, restano impuniti, provocano Dio e restano impuniti. Non si può, questa cosa non si può.
sono risentiti nei confronti di Dio, esattamente come si legge nel libro di Giona. Il libro di Malachia e il libro di Giona sono uno lo specchio dell'altro. Giona è incazzato con Dio, perché? Perché dice: tu minacci, e poi dopo fai misericordia. E facciamo una figura del ciula, sia io che te. E dopo nessuno ci prende sul serio. E Dio dice: ma sai che c'è? Non mi importa. Guarda quanta vita lì. Non è meravigliosa Ninive? No, Giona la vorrebbe vedere bruciata. Dio la vuole vedere viva. Questa è la differenza. Però Dio nella sua grandezza riesce a usare persino una testa di cavolo come Giona per ottenere un buon risultato, cioè che Ninive almeno per un minuto si converte, no? Ha consapevolezza del suo male, si ravvede, fanno un po' di penitenza, non ammazzano proprio così a mani basse. Strettissima attualità, strettissima attualità, perché purtroppo, come diceva qualcuno già ieri sera, purtroppo la storia si ripete, e si ripete perché non impariamo, ma per fortuna la storia si ripete così continuamente. Balza all'occhio l'attualità di questo testo concepito e scritto migliaia di anni fa, migliaia. Bene, davanti a questa situazione allora c'è il profeta, Dio, che si lamenta attraverso il profeta della cattiveria con cui i suoi pensano a lui, del loro risentimento, del fatto addirittura che dicono: vabbè, noi abbiamo fatto tutti questi sacrifici, ma scusate, qui dov'è che si vede il vantaggio? No? Come diceva la mia mamma all'ospedale, no? Gli ultimi giorni, dice: Luca, 4 rosari al giorno e sono qui ammalata. E dico: mamma, ho 80 anni, può succedere. Come faccio? Ma che tu hai detto 4 rosari al giorno per quello? Scusa, se no dov'è il vantaggio? Per quelli là che non hanno detto 4 rosari campano fino a 90. Scusa. No? Bambini. Una fede bambina, non nel senso dell'infanzia spirituale, ma dell'infantilismo. Una fede bambina. Dov'è il vantaggio? Quale vantaggio abbiamo ricevuto? Neanche un miracolo. Conto in banca piange. Ragazzi, la salute è uno schifo. Perdo pure i capelli. No, dai. E con tutte ste messe, tutti sti preti che a ogni pasto ti dicono che c'è la messa. Allora, no, attenzione qui, la musica. Allora parlarono tra loro i timorati di Dio. Cioè, davanti a questa situazione, quelli che hanno a cuore, che amano il Signore, che cosa fanno? Si riuniscono per parlare. Parlarono tra loro i timorati. L'espressione ebraica è bellissima. Parlarono uomo al suo prossimo, ciascuno al suo vicino. Si riuniscono e lei parla con lei, lei parla con lei, lui parla con lei. No? Dice: parlarono. Di che cosa? Per il momento non importa. Attenzione all'atteggiamento di Dio. Il Signore porse l'orecchio e li ascoltò. Dice: voglio vedere questi come parlano di me. Voglio vedere questi come parlano tra loro. Si lamentano, mi rinfacciano, mi rimproverano. Sono come i due figli della parabola ancora di Gesù col padre buono. Uno che dice: vabbè, vado, faccio il salariato. Il padre: c'hai i soldi, mi dai i soldi. E l'altro dice: io sono qui che faccio lo schiavo da tutta la vita, tu c'hai i soldi e non me li dai. Stesso, no? E quel padre lì dice: cavolo, due figli,
uno più scemo dell'altro, cioè non hanno capito niente di me. E cosa fa? Li manda via? No, li tiene. Poi uno fa la festa, l'altro lo invita a entrare, dice ma dai, non fare così, ma è tutto tuo, quello che è mio è tuo. Pazzesco, questi fanno un sinodo, un manipolo di giusti che si sente provocato dal risentimento che legge intorno nei confronti di Dio per difendere Dio, per parlare bene, per benedire Dio. E il Signore ascolta, due punti, un libro di memorie, un libro memoriale, si potrebbe anche tradurre, fu scritto davanti a Lui per coloro che lo temono e che onorano il suo nome. Ragazzi, bisogna che noi esercitiamo questa memoria, la memoria della storia salvifica, la memoria dell'amore di Dio, dei perdoni di Dio, delle misericordie di Dio. È da lì che si può ripartire per purificare la nostra religiosità idolatrica, che rinfaccia a Dio un sacco di cose, che rinfaccia al mondo un sacco di cose, che rinfaccia a tutti tranne che a se stessi un sacco di cose. Per convertire il nostro odio in amore, no, la nostra, il nostro narcisismo in, no, in altruismo, in decentramento di sé, il nostro infantilismo in età adulta, in fede adulta, le nostre schiavitù in libertà. Essi diverranno la mia proprietà particolare, la mia segullà. L'aveva promesso in Esodo 19, la voce di Dio: se ascolterete la mia voce e vi comporterete secondo la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli, sarete per me una nazione santa, un regno di sacerdoti. Cioè avrete per me nella storia il compito di essere mediatori tra me e tutto il mondo. Mediatori, non intermediari, mediatori, cioè voi custodirete l'amicizia, il volto di un Dio amico nei confronti del mondo e solleciterete il mondo a essere amico di questo Dio. Abbiamo fatto così, noi gli abbiamo detto: mondo, se non ti converti ti squartiamo, ti distruggiamo, pioggia di fuoco dal cielo, diluvi, eccetera. Che quando l'ha fatto, Dio l'ha fatto una volta, poi insomma, deve essere rimasto un po' male, no? Che ci ricordavamo quella roba lì e non tutto il resto. E allora dice, meglio che non lo faccio più. Meglio che non lo faccio più. Ecco, a me pare che questa proprietà particolare di cui avrò cura come il padre ha cura del figlio che lo serve. Padre e figlio. Questa è la relazione, non padrone, servo, non re, suddito, non dominus, clientes, come nell'epoca romana, no? Cioè il clientelismo di quelli lì che andavano lì e leccavano i piedi ai padroni e i padroni dicevano no, favori, soldi, cose. No, dai, non è così. È qualcosa di totalmente altro e di ben più edificante. Bene, tutto questo lo dicono i profeti, lo dice Gesù, ma promette anche, anzi vede realizzata la promessa, Pietro a Pentecoste, tra poco quindi celebreremo questo, e cita, gli viene di citare Gioele, e fonderò il mio spirito e tutti saranno i miei profeti. E per dire proprio tutti, dice i servi e le serve, i giovani e le giovani, cioè non soltanto gli adulti, i padroni, no, quelli che no, no, ma tutti, proprio tutti, gli anziani, i giovani, tutti, tutti possono avere accesso a questo carisma profetico. Non tutti lo accettano. Ecco, allora la domanda è: vogliamo andarcene anche noi, per citare Gesù,
Oppure vogliamo appartenere a questo manipolo di timorati del Signore che si riuniscono a parlare bene di Lui? Oppure no, vogliamo fare altro. Mi sembra che il contesto, non solo ecclesiale, dove Papa Francesco ci chiede da quasi dieci anni di riformare la Chiesa, la nostra Chiesa, ma anche il contesto civile, politico, ci sollecitano qualche responsabilità. Qualche responsabilità. Poi ognuno farà quello che potrà nella situazione che vive per le cose che può, ecco, per le risorse che ha. Però certo noi dovremmo anche sapere che costitutivamente non ci è dato di vivere in solitudine tutto questo, ma in maniera comunitaria, dentro una trama di fraternità e di sororità. Purché sia fraternità e sororità, ecco, e non sia invece sudditanza e non sia qualcos'altro che assomiglia di più ai vezzi mondani di questo mondo che non al Vangelo di Gesù.